Che Cecilia Baldi e Mariangela Ghelli, così facciamo foto tutti insieme. Cecilia è andata a cambiarsi? È andata a cambiarsi. La facciamo vedere dopo. Anche Mariangela Ghelli? Mariangela c'è però? Eccola lì. Carmelo, vai, dai. La Mariangela c'è però. Vieni, facciamo foto insieme. Vieni. Carmelo. Carmelo, vieni anche tu, dai. Nostro direttore nazionale da quest'anno, direttore nazionale. E portatore di caramelle. Portatore sano di caramelle. Sì. Bene, quindi. Le ragazze, le facciamo salire su tutte le ragazze, le facciamo salire, sì, qui stiamo dietro di noi, giustamente, sono qui. Ci assicuriamo che non sbirci. Vai, allora, base. Ci mettiamo qua di fianco, noi giurati. L'applauso spontaneo del pubblico a tutte le miss, a prescindere dalle fasce che andranno in finale nazionale. Ricordo che tra le miss ci sono anche ragazze che possono essere convocate in seconda battuta, perché ogni anno, vieni Elisa, i giurati vengono qua davanti con me, come ogni anno durante lo scrutinio di quelle che abbiamo eletto, purtroppo accade sempre, un paio le squalifichiamo perché o sbadatamente in buona fede o in cattiva fede, non lo sappiamo, mettono dati inesatti, quindi o sono maggiori minorenni, dicono essere maggiorenni, o mettono dati di informazioni scorrette, purtroppo sono in vacanza, quindi ci sono delle squalifiche, quindi devono attingere quelle che noi chiamiamo in brutto termine riserve, quindi le convochiamo poi dalle riserve. Qui in mezzo ci sono alcune ragazze che sono finite in questa lista e ogni anno capita che ne chiamiamo un paio, anche lo stesso anche l'anno scorso, credo dalla Toscana, forse qualcuno. Quindi vediamo un po', i giurati vengono qui con me, quelli che ho chiamato, così facciamo la foto insieme. La fascia mi sembra che la possa... Hai fatto il corso? Sì. Per mettere la fascia qui. Bisogna fare il corso. Però non l'hai fatto bene, perché era scritto di là. Allora, questa cos'è? Twin Peaks? Bene, allora, la sesta... Sono tutte praticamente senza ordine, quindi tutte vanno in finale nazionale, tranne la prima che dice, diremo chi è, ma tutto il resto hanno praticamente paritetico voto. Da una all'altra si parla di uno o due punti, quindi in realtà c'è pochissimo distacco da una all'altra. Ad andare in finale nazionale partiamo con la sesta che leggiamo questa sera, che è la numero 1, Giulia Marrucci. Le chiamiamo però sul palco perché in realtà oltre le 6 che questa sera facciamo ci sono già 2 finaliste nazionali che intanto si mettono la fascia, poi le chiamiamo, no? Abbiamo anche altre due ragazze della Toscana che partono per la finale nazionale, poi dopo vengono qua con noi. Lo sbirciato. Io infatti. Lo sbirciato. Paro. Twin Peaks. Vai. E a partire per la finale nazionale premia Maurizio Fruzzetti. E mi aiuti a leggere il gesto lì? Massimo Gentili. Pare, puoi prendere la prima fascia qua davanti, per favore, Massimo. Cantante. Grazie. Che la fascia t-shirt su B, vero? Eh sì, la t-shirt su B che... Dov'è? La troviamo. Va bene questa, Massimo? È questa? Okay. La fascia è giusta, quindi una fascia c'è intanto. Ragazzi, una fascia c'è. Non abbiamo fatto proprio, io sono arrivato tardi, quindi quello... Ci siamo? Bene. A partire per la finale nazionale è la numero... 2.
E come fa il mio amico Carmelo nelle sue finali? Dai, sentiamo. La numero 8, Sara Rizzo. Complimenti, Sara. Abbiamo anche un omaggio, foto diritto con Massimo. Dai, ti serve anch'io. Perfetto, complimenti Sara. La vediamo sfilare, la nostra bellissima Miss. L'applauso spontaneo del genio delle Miss. Guarda che bello che le Miss hanno fatto lo strato, guarda che bello. Bravo. Adesso chiamiamo anche le altre Miss passate. Miss Fasciane, perché tutto insieme Miss Fasciate. Allora Ciabatti, un fortissimo applauso anche per Emily Bolognesi e Aurora Ciabatti, che sono già in finale nazionale, elette in eventi straordinari organizzati da Max. Complimenti, una bella base, perché il pubblico, vediamo per una foto anche una sfilata. Poi alla finale nazionale, io sono cattivissimo, eh! Max, sono cattivo io alla finale nazionale? Sono in clausura 4 giorni praticamente. È vero? Allora, a premiare, dove siamo arrivati? 4ª classificata. E premia? Premia Graziano Amadori insieme a Asia Bisogni. Asia, sei già qua? Sì. Vedete qua? Per la fascia 4ª classificata di Miss Dolce Diva, che ricordiamo Dolce Diva ha acconciato e truccato tutte le nostre ragazze, quindi davvero. Beh, allora direi un applauso fortissimo perché sono già bellissime, però il lavoro di chi lavora dietro le quinte è importantissimo. I nostri eventi sono tali, sono belli, le ragazze sono belle, ma sono realizzate anche grazie alla presenza di queste persone che insieme a noi portano avanti queste iniziative. Allora, Asia, sono cattivo alla finale nazionale, lei è stata finalista nazionale l'anno scorso anno, raccontaci un po'. 2 anni fa, sono bravo, sono cattivo. Le ragazze possono fare quello che vogliono durante la finale nazionale? Sì. Sono cattivo, sì. Possono farlo di là. Non è vero, non è vero. Non è vero, quelle squalificate non la pensano così. All'inizio, il primo giorno, ne squalifico una, scopo propedeutico, ne squalifico una per educarne tutte. Allora, anche perché pensate voi genitori, per non farla lunga, che voi a casa ne avete una di Miss, avete una figlia da gestire e vedete quanto è difficile gestire una figlia. Io ne ho 48 per 4 giorni insieme, di questa età qua. Vabbè, è un bel lavoro, però insomma non è facile. Allora, leggi un po' chi sono i premiati, vi hanno detto. Allora, e loro sono, che sono il compianto Graziano Amadori, il nostro stilista, e Asia Bisogni, che abbiamo conosciuto, e premiano con una maglia Santo Collection, lo shampoo capillare idratante della linea Organic Way, direttamente fornita da Dolce Diva, e la fascia infatti è Miss Dolce Diva. E a vincere questa fascia è la numero 4, Chiara Sabatini, è in finale nazionale. Complimenti Sara. Complimenti. È quella che si mangia tutte le caramelle, un chilo di caramelle. Attenzione. Okay. La foto, il premio. Complimenti. Brava Chiara. From London back down to
Asia, stai lì, sparaggi, stai lì. Grazie, questo è un premio per te. Grazie.